Sì. Siamo in un nuovo unboxing. Era un po' che non ne facevamo, ma l'altro giorno sono finito su Amazon e ho recuperato un po' di cose. E di solito io compro sempre tantissime cose tecnologiche, gadget o cose del genere. Di conseguenza nel 90% delle volte sono sempre pacchettini piccoli, cose piccoline. Mentre oggi abbiamo questo pacco che è bello grosso, in realtà non è neanche troppo pesante. Poi abbiamo questi due pacchetti, uno e due. Vediamo di capire cosa c'è dentro. Allora, questo qui dovrebbe essere semplicemente un cavetto. Oh, madonna. Un pacco dentro un pacco. Ah, bella sta colla che rimane tutta appiccicata. Esattamente. Da HDMI a DisplayPort. Poi, aspettate, tac. Qua in realtà dovrebbero esserci due prodotti che ho comprato. Esattamente. Questo coso qui. Adesso vediamo di capire cos'è. E questo coso qui. Grazie. Allora, questa è una amaca da campeggio. Sapete che io amo le amache. Qua c'è la cinghia per legarla. E qua c'è l'amaca. Wow. Cosa? Sì, dovrebbe essere una cosa di questo tipo. Non voglio però provarla perché la proveremo prossimamente. Questo coso qui invece c'entra sempre con la macchina in qualche modo, perché se non vado errando, qua c'è una custodia, si apre e qua c'è un coltellino multifunzione di questo genere, che ha il coltello, poi si apre, tipo cavatappi, altro cavatappi, cavatappi, altro cavatappi, altro cavatappi, tap, cavatappi, tap, non ne ho idea. Ah, diventa anche una pinzetta. Così. Ed esce fuori la pinza. Pazzesco. Altro cavatappi. Ci sta, ci sta. Poi lo proveremo sul campo. Grandi cose vi attenderanno. Questi sono piccoli spoiler, ma è giunto il momento, ragazzi. Pacco grande. Pacco che, come vi ho detto, non c'entra niente con la roba tecnologica. Veramente era tantissimo tempo che non mi arrivava un pacco così grande. Lo andiamo ad aprire per bene. Carta. Carta. E la nostra roba. Ok, sono praticamente dei copricerchi per la mia macchina. E niente, volevo cambiare un po' il design della Citroen. Mi piacevano questi qui, li ho presi su Amazon, costavano 30 euro e poco più. E adesso vediamo un po' come sono fatti. Ok. Che belli. Guardate qua. Tac. Speriamo che vadano bene. Anzi, sapete cosa vi dico? Che andiamo subito a provarli. Buongiorno. Ok. So, in teoria dovrebbe venire via facilmente. Ok, praticamente i copricerchi sono su a incastro. Questo qui sarebbe il cerchione originale che fa schifo. E c'è questa linguetta, l'ho spostata da lì a lì. Quindi teoricamente così va schiacciato dentro. Ci sta. Però visto che la macchina è sporchissima, prima di cambiarli tutti quanti, guardate che bello. Dicevo, prima di cambiarli tutti facciamo un momento autolavaggio. Togliamo anche gli altri. Uno, due e tre. Asciughiamo, va? Con la pelle di Dino. Un Dino e un altro Dino. Giochiamo a nascondino? Dino. Scusate. Quindi, macchina lavata, possiamo montare finalmente i nostri nuovi copricerchioni. Perfetto. Andiamo anche con il secondo. Terzo. E ultimo. Devo dire che il risultato finale mi piace assai. Diciamo che danno il loro tocco di classe, senza essere troppo tamarri. Ovviamente, se avete consigli per modifiche future da fare
alla mia piccolina. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Detto questo, da questo video unboxing lavaggio autolavaggio era tutto. Ci vediamo ogni giorno a mezzogiorno, sempre qui sul canale. Mamma mia, uno specchio. Se YouTube dovesse andare male, posso anche aprire un autolavaggio. Pensate un po' voi. Altro cavatappi.